a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video di nail art su Tip e praticamente andremo ad realizzare un fiorellino, dei fiorellini comunque in one move, one stroke, insomma come lo vogliamo chiamare, e andrò a utilizzare il pennello nuovo, così lo provo anche con voi, questo tipo semiunghie che è Deco 1, queste trendy Deco, che sarebbe questo qua. Vedete che obliquo che ho acquistato, che questo è più piccolino e quindi sì, perfetto, cioè dovrei far benissimo a fare il wool stroke, insomma, wool move, insomma, come lo vogliamo chiamare. E poi andremo a utilizzare, adesso vi faccio vedere la base, andremo a utilizzare solo questo gel color Amber, che è un Fast F61, che è un marroncino molto carino, mi piace molto questo, molto chiaro, non è quel marroncino forte, questo marrone qua. Per la base, poi andrò a utilizzare, vabbè, un top coat matte opaco per fare diventare l'unghia opaca, perché con i colori acrilici attaccano solo con l'unghia opaca, liscia no. E ovviamente adesso non riprendo perché preparo l'unghia, così vedrete direttamente poi appena inizio a fare il fiorellino. Come colori acrilici andremo a utilizzare il bianco, ovviamente per fare il fiore, no, con due colori, e questo bellissimo rosa porpora. Non so come lo vogliamo chiamare, questo colore violetto. Beh, questo qui è violetto, un porporato. Sì, più o meno. Mi sa che c'è anche la puntina del rosso, credo. E questo qui poi è molto molto scrivente. Mi piace molto questo colore. Niente, direi di cominciare subito. Preparo la tip e ci vediamo a fine video, come sempre. Eccomi qua ragazzi, allora scusatemi per il bianco che mi sono scordata di dirvelo, che oltre amber e marroncino ho anche il pearl white, e in più dopo ho messo anche questi decori qua sopra, questi brillantini aurora boreale. Niente, questo qui è la nail art, a me non mi piace tanto perché sinceramente, a parte qua si vede troppe sfumature così,
Devo fare forse un'altra sappassata fatta meglio, però va bene, dai, comunque potevo fare meglio perché mi riesce molto meglio, però alla fine comunque è carino, sempre guardabile, insomma. Niente, spero che vi piaccia. Un'altra cosa, e quindi questo pennello qua, visto che ci siamo, ve lo consiglio. Questo qua, aspettate, questo qui di passione per fare, metti a fuoco, per fare il nuovo stroke, come lo vogliamo chiamare, questo qui obliquo piccolino, e questo si chiama Trend Idea 1, quindi ve lo consiglio, che quando ho fatto il video ve l'ho detto che lo volevo provare, e quindi ve lo consiglio proprio questo. E niente, questa qui quindi è la nail art, mi piace molto poi il pennello come fa i fiori, nel senso comunque che si maneggia bene. E niente, spero che vi piaccia lo stesso, mettete un pollice in su e sotto il video se volete commentatemi, noi ci vediamo presto al prossimo video, un bacio, ciao!